Buongiorno gitani! Si parla spesso di maternità, di pappe, pannolini, bimbi felici, ma il prima? Del prima non parla praticamente mai nessuno perché è considerato, passatemi il termine, un tabù. Non lo so, so che poi quando però ci ritrovi in mezzo con tutta la tua esperienza, con tutti soprattutto i tuoi sentimenti, diventa davvero difficile da gestire. Per cui, siccome anche la mia cicogna è un pochino disorientata, voilà! Questa è la nostra rubrica nella quale daremo sfogo a tutte le nostre frustrazioni e soprattutto un sacco di consigli, perché ormai credo di aver pagato la 13esima a tutte quelle aziende che fanno, sai, tipo i test, Clear Blue, eccetera, eccetera. Va bene. Quindi, partiamo dall'inizio, quando si è così felici e si pensa, facciamo un bimbo. Wow, facciamo un bimbo, davvero? Allora, non so se anche voi avete dei compagni che magari all'inizio ti guardano un po' straniti, un bimbo. Poi però, quando scatta anche a loro la voglia di paternità, è una meraviglia, perché la tua voglia di maternità con la loro voglia di paternità, pum, coincide e in teoria dovrebbe dar subito il suo frutto, ovvero un piccolo nano urlante nella culla. Allora inizia a provarci il primo mese, il secondo mese, il terzo mese e dici, ma come mai non succede? E inizia ad andare anche un po' in sbattimento perché dici, boh. E allora inizia a documentarti, inizia a guardare Wikipedia, inizia a guardare Google 10 volte al giorno per poi scoprire un sacco di cose che nessuno ti aveva mai detto. Per esempio, punto 1. Se non hai più 20 anni, non è così facile rimanere incinta. Per cui, vi ricordate quando da bambine tutte dicevamo avrò un bambino e poi ne avrò subito un altro e poi subito un altro ancora? Nessuno ci aveva mai detto che, ehi bambina, forse potresti avere qualche problema in timing. Vabbè. Punto 2. Noi donne non ovuliamo sempre. Ragazze, questa è una sacrosanta verità. Vale a dire che ci sono dei momenti, dei picchi di ovulazione che vengono comunque accompagnati anche da, andiamo nel tecnico, un muco di alta qualità che permette così al piccolo spermatozoo di raggiungere le vostre piccole meravigliose ovaie. Ma il muco può essere per esempio anche di bassa qualità, può a volte non esserci, per cui non è così scontato anche dal punto di vista fisico rimanere subito incinti, perché si parla di coppia. E qua arrivo al punto 3, ovvero la sterilità non appartiene mai solo alla donna o solo all'uomo. Quando si parla di sterilità di coppia. Quindi vuol dire non fatevene un cruccio. Ma adesso andiamo ad enocellare la questione. Vale a dire, nello specifico, io mi sono sempre vista col pancione, vi faccio vedere, no? Allora, mi immaginavo da piccolina con la borsa di Vuitton e tutte queste pance enormi, questi abiti meravigliosi, i capelli boccolosi. Come potete vedere ormai non c'è più niente di tutto questo perché anche i miei capelli sono stati tagliati. E la prima cosa che succede, a mio avviso, quando si sta cercando un bambino e la cicogna è letteralmente disorientata, oltre a pregare che questo benedetto pennuto ritrovi la bussola, è, per quanto mi riguarda, la prima cosa che ho fatto è stata arrabbiarmi. Arrabbiarmi con me stessa perché il mio corpo ha sempre reagito ad ogni stimolo, ha sempre asservito a quei compiti che gli chiedevo. Non ho mai fatto un'influenza, non ho mai fatto un raffreddore, ho avuto allergie che ho superato da sola con l'aiuto semplicemente di omeopatia. Ho sempre avuto una grande fede e fiducia nel mio corpo. Il fatto che in questo momento, nella ricerca del mio desiderio più grande, non mi stesse aiutando e non mi sta aiutando, provoca in me una frustrazione veramente più alta del Monte Everest o dell'Himalaya, per intenderci. E poi c'è la delusione, perché quello che stropiccia il nostro cuoricino è il fatto che ogni mese tu pensi sia il mese giusto. Perché? Perché inizi ad avere tutti i sintomi. Stranamente, il tuo corpo inizia a darti tutti i sintomi che una possibile gravidanza presuppone.
vale a dire nausea, se no che manco Pamela Prati nei tempi d'oro poteva immaginarsi, quel leggeri mal di testa, piuttosto che la pelle che diventa meravigliosamente lucida e perfetta e si è proprio quel pregnancy glow, come chiamano le nostre amiche americane, e tutti ti dicono: ma cos'è, come sei bella, ma cosa hai fatto, ma cosa hai fatto? Ragazze, vi svelo un segreto: tutti i sintomi delle donne incinta sono esattamente uguali a tutti i sintomi del premestruo e dell'ovulazione. Questo nessuno ce l'aveva mai detto e soprattutto noi non ci avevamo mai fatto caso per il semplice fatto che prima non cercavamo un bambino. Però, voilà, un altro segreto, un altro mito sfatato. Il seno gonfio viene anche quando sei incinta. Le nausee. Ragazzi, in quei periodi del mese siamo sempre più sensibili, per cui è chiaro che magari dei cibi che prima mangiavamo tranquillamente, ci sono dei momenti storici che non riusciamo più a mangiarli perché ci danno un po' di fastidio. Niente di nuovo all'orizzonte. Quindi sì, ricapitolando, frustrazione perché il tuo corpo non reagisce più ai tuoi stimoli e ai tuoi desideri, e delusione perché ogni fottutissimo mese che arriva tu ti ritrovi con un test di gravidanza al primo giorno di ritardo che è implacabile, ti dice negativo. E quella sottile linea rosa che tanto, tanto, tanto hai visto in ogni film, in ogni tutorial o di cui hai tanto sentito parlare, niente, semplicemente non c'è. E tu ti ritrovi con la pancia gonfia, la nausea, i jeans che non ti si chiudono più, ma è semplicemente di nuovo l'ennesima necessità di andare a comprare non pannolini per tuo figlio in arrivo, ma pannolini per te che stai per avere il ciclo. Quindi io vi capisco perfettamente, e i metodi che ti si aprono davanti sono tantissimi. E io vorrei parlarvene, per cui iniziamo oggi con il primo, che è il metodo Maya, ed è un massaggio che ho cercato un giorno in cui, sempre facendo le mie innumerevoli ricerche, mi sono imbattuta in un sito di una ragazza americana che stava cercando anche lei la gravidanza e consigliava una serie di tisane che potevano aiutare e coadiuvare, si dice coadiuvare, comunque sia, l'arrivo del bebè. Bene, chiaramente ho speso $200 sul sito internet che consigliava dove comprare tutte queste tisane, che anche altrettanto chiaramente sono state poi regalate perché erano imbevibili ragazzi, una cosa agghiacciante, però consigliava in tutto ciò un massaggio Maya. Cos'è il massaggio Maya? Allora, innanzitutto premetto che ho fatto fatica a trovarlo in Italia perché mi è venuto fuori dal fantastico Google semplicemente un nome di una ragazza che sta a Vicenza, chiaramente essendo a Milano, c'est un petit peu compliqué, per dirla alla francese. Però sarei stata disposta ad andare in trasferta, lo giuro sarei stata disposta. Infatti mi ricordo che piena di aspettative scrissi questa mail e non ebbi risposta per circa 2 mesi, per cui me ne ero anche dimenticata, se non che in una bella giornata di sole di inizio primavera mi arriva invece in inbox, tutu, you got mail, la risposta di questa ragazza che mi dice che per l'appunto era in maternità, ma che mi avrebbe aiutato volentieri fornendomi il nome di qualcuno che era attivo su Milano nel fornire questi trattamenti. E così è stata gentilissima, mi ha messo in comunicazione con questa dottoressa in cui qua in calcio trovate i suoi contatti, che con grande pazienza e con grande tenerezza mi ha accolto nel suo studio e mi ha spiegato cose fondamentali. 2 punti a capo. La prima cosa, ragazze, da sapere è che comunque il nostro corpo, ok, per cui il nostro cervello è collegato a tutto il resto del nostro corpo grazie all'intestino, ovvero a questa parte, all'addome. Cosa va a fare il massaggio Maya? Il massaggio Maya va a farti delle manipolazioni utilizzando degli oli essenziali,
di proprio la parte addominale e la parte lombare. Dura circa un'oretta e mezza, sono movimenti molto dolci eppure decisi ed è stato molto buffo perché la prima volta che mi ha toccato ho iniziato a sentire subito i miei organi interni, paradossalmente davvero, non solo muoversi, ma proprio mi parlavano, vale a dire mi brontolavano, la mia pancia non brontola così spesso, quindi è stato molto divertente perché nel mentre che lei operava si sentiva tutto quanto. È un massaggio, ripeto, molto dolce, non è un massaggio estetico, ma è un massaggio che ti dà molta pace e che in teoria dovrebbe, attraverso queste manipolazioni, riuscire a riequilibrare tutti gli organi interni e far sì che il nostro cervello sia di nuovo collegato all'utero, al nostro bellissimo e fantastico utero e di conseguenza alle ovaie. Ed è un percorso che si può fare sia nel momento in cui si cerca una gravidanza, sia dopo, sia durante, perché soprattutto aiuta anche il bambino a stare meglio nel tuo grembo. Ragazze, io posso dirvi che sto provando davvero di tutto e la cosa anche che mi stupisce è che molte persone mi scrivono e mi dicono: la mente è tutto, nel momento in cui smetterai di pensarci accadrà. Ora, ho una domanda per queste persone e se mi state ascoltando vi prego non prendetevela male, ma proprio è una domanda che mi sorge dal profondo del cuore. Come faccio a smettere di pensare alla cosa che desidero più di tutto? No, vi prego, spiegatemelo, perché sicuramente è lo stesso funzionamento, la stessa regola karmica, tale per cui quando cerchi l'amore non arriva, quando smetti di cercarlo l'amore arriva. A me è successo così per Alessandro, mi ricordo che era un periodo molto confuso della mia vita e decidetti: no, in questo momento voglio concentrarmi su me stessa e su ritrovare l'equilibrio. Dopo neanche un mese ho invece trovato il mio grande amore. Però ragazzi, un figlio è un'altra cosa, un figlio te lo senti nella pancia, un figlio è qualcosa che ho sempre voluto, è un'idea di famiglia che ho sempre cercato, anche per completare questa famiglia meravigliosa che sto costruendo con l'uomo che amo e con la nostra piccola Bri. E quello che mi addolora anche in questa continua spasmodica ricerca di questo dannato pennuto che, come dire, ha dei problemi di orientamento, d'altronde ce li ho anch'io con il tom tom, non riesco a mettere un indirizzo giusto, per cui fate vobis, quindi capiamo la mia cicogna. Però dicevo, quello che davvero anche mi distrugge è proprio il pensare che non riesco a regalare all'uomo che amo un qualcosa di così prezioso come la realizzazione di un desiderio di entrambi. E questo anche, devo dire, va in quel frullatore di emozioni insieme alla rabbia del mio corpo che non reagisce, di cui ho parlato prima, e alla delusione che ogni mese le aspettative crollano miseramente davanti a te. Quindi, tornando a noi, oggi abbiamo parlato del massaggio Maya. Ripeto, qua in calce i contatti. E vi dico che io sto continuando a farli. Non sono metodi medici. Sicuramente il vostro dottore potrà fornirvi tutte le spiegazioni del caso e soprattutto ogni caso è a sé. A me sta aiutando molto e questa rubrica non vuole frapporsi tra di voi e il medico, né tantomeno sostituire il vostro medico. Voglio semplicemente condividere con voi il nostro percorso. E così, quindi, massaggio Maya. La prossima puntata affronteremo invece un'altra cosa importantissima, che è la lettura del DNA. Ma nel frattempo vi dico: non smettete di bere caffè, non smettete di fare nulla, perché se una cosa ho capito è questa in questo percorso: la felicità è tutto. La felicità è davvero tutto. Poi io credo molto nella spiritualità, tale per cui mi hanno detto una volta che il tuo bambino in realtà è in viaggio da te già 2 mesi prima del concepimento, no? Per cui in realtà ogni 2 mesi prima del famoso concepimento può essere quello buono, per cui l'importante è cercare di vivere questi mesi con gioia,
e riderci sopra, perché d'altronde è questo che dobbiamo fare, riderci sopra. Ridere sopra, immaginare la nostra pennuta rosa che stia sbandando da un balcone all'altro, magari a volte un po' confusa, magari a volte perde tempo tra dei boccioli di rosa, però insomma, questo è quello che dobbiamo fare. Ironia e mantenere sempre il pensiero positivo, perché ragazze, 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 ce la faremo. Promessa di Gypsy. Ciao!